Radio Amore. Stasera ci tocca fare una, come dire, una presentazione tradizionale, classica, non come generalmente facciamo noi, tra un brano e l'altro, nel senso che, signore e signori, buonasera, benvenuti. Questa è Adesso Musica, quarto appuntamento dalle romantiche frequenze di Radio Amore. E questa sera, che tra l'altro inizia come le altre con i live, perché noi abbiamo questa, come questa mania della musica dal vivo, ma c'è poco da fare, il live è live, c'è il musicista, c'è il gruppo, ma c'è anche proprio il contatto diretto con la gente. E questa sera abbiamo il piacere di avere il primo ospite di questa edizione di Adesso Musica, che è il nostro amico Gianluca Rando, che vado a salutare e ringraziare per essere qui con noi. Ciao Giovanni, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Amore.
E allora Gianluca, intanto vabbè, parleremo della tua carriera che ormai va avanti alla grande a livello nazionale, forse oltre, anche perché questo undicesimo album che è dal vivo, adesso ne parleremo, mi pare che sta gironzolando in 250 paesi. Sì, sono molto molto contento di questa cosa. Allora, io la scorsa settimana dicevo che negli anni 70 c'era questo vezzo, no, che i grandi artisti dopo un certo numero di album in studio partivano con il live. Sì. Sì, diciamo che comunque questa è stata un'esigenza mia, nel senso che tu mi conosci, io non amo mai fare doppioni, io amo mettermi in gioco, quindi lo so. Ecco, quindi è stato un anno abbastanza produttivo dal punto di vista artistico, ma anche abbastanza emozionante. E quindi, visto che era partita questa tournée, devo dire anche abbastanza fortunata, perché sono stati 83 concerti, quindi insomma pesante, molto pesante, ma anche soddisfacente, ma anche, direi, anche molto molto bella. E visto che i luoghi dove sono andato a fare i concerti erano dei luoghi paradisiaci, cioè le Eolie, quindi parliamo di Vulcano piuttosto che Stromboli, Panarea, mi accorgevo che ogni sera, ogni concerto era un'atmosfera diversa, era un momento magico, un momento da vivere. E quindi non potevi assolutamente non portare a casa un ricordo di questo concerto che non fossero dei filmati piuttosto che delle fotografie. Io credo che tutto questo doveva necessariamente confluire all'interno di un disco. Un disco che, come amo dire, non reputo un disco mio, ma considero un disco appunto nostro, perché a maggior ragione del fatto che ogni sera era un concerto diverso, ogni sera c'era una partecipazione diversa da parte del pubblico, che devo dire è stato probabilmente l'elemento più importante, più influente da questo punto di vista. E quindi è un disco che abbiamo registrato tutti insieme. E poi un pubblico, sicuramente avrei trovato un pubblico molto eterogeneo, un banco di prova, direi, molto importante, no? Io li considero, i concerti li considero proprio un confronto, cioè non sono io il musicista, tu stai lì a guardarmi, no? Io ho un approccio molto mediatico, nel senso con chi mi sta di fronte, e quindi mi accorgevo che ogni sera c'era un pubblico davvero eterogeneo. Vedevi dal ragazzino che ti guardava e poi magari a fine concerto ti chiedeva delle cose, o la nonna che accompagnava la bambina, o il nipotino al concerto. In più, ripeto, c'era anche un pubblico che, ripeto, non era esclusivamente italiano. E questo ti dà la possibilità, in qualche maniera, di avere un feedback decisamente differente, nel senso che tu esegui un brano e dici funziona, certo. Perché poi capisci, cioè il mestiere del musicista è anche questo, cioè il mestiere, poi è brutto chiamarlo mestiere, però comunque chiamiamolo il compito dell'artista in generale, quello di confrontarsi e vedere se quello che tu stai facendo in quell'istante è comunque qualcosa di... Io aggiungerei, scusami Gianluca, anche un artista che ormai è di dimensione nazionale, se non... Beh, è la verità. È la verità. Ti ringrazio. Nazionale, se non addirittura oltre, per cui è chiaro che queste riflessioni che stai facendo sono assolutamente adeguate. Sì. Allora, noi abbiamo ascoltato Sciarra Nira per primo brano, appunto, del tuo ultimo lavoro, anche perché, vabbè, l'ho scelto semplicemente perché mi sto adattando un po' al, come dire, a quello che state facendo tu e il tuo staff per la promozione appunto del CD. Quindi questo è il primo singolo. Essendo un disco dal vivo, ho voluto inserire all'interno di questo disco soltanto i brani appartenenti alla mia produzione, più degli inediti che sono nati dal vivo. Molti brani nascono e diventano proprio delle foto, cioè rimangono indelebili nella mente e diventano parte di te. Sciarra Nira inedito, Alba Occidentale invece ha una sua storia, ed è il pezzo che andiamo subito ad ascoltare e poi spendiamo qualche parola. Ovviamente Gianluca Rando a Radio Amore. Thank you.
inedito prima, adesso invece Alba Occidentale con gli applausi per Gianluca Rando. 23:15 siamo rigorosamente in diretta, vogliamo ricordarlo per questa puntata dedicata appunto all'uscita di questo disco, grande promozione in tutta Italia, Gianluca. Sì. Quindi anche i nostri ascoltatori certamente hanno letto o comunque ascoltato da qualche parte, sì, che c'è questo tuo nuovo album. Allora, parte da te naturalmente, vogliamo ricordare anche qualche amico, qualche sì, amica che ti ha collaborato. Ecco, intanto io volevo dire volevo spendere due parole tornando al discorso del videoclip appunto di Chiara Nira. Innanzitutto volevo ringraziare chiaramente tutto lo staff di Radio Amore. Perché? Grazie. Perché a nome di tutto lo staff. Bravissimo. Perché ormai è diventata una consuetudine, ma anche per me è veramente una forma di affetto, sono molto contento ogni volta che ogni mio primo lavoro passa sempre da Radio Amore. Intanto perché c'è un'amicizia storica che mi lega a Francesco Parasporo, che ringrazio. E poi perché comunque vi meritate veramente un grande applauso, perché siete veramente bravissimi. Bene, mi metti in imbarazzo, va bene. E sono io che dovrei fare i complimenti a te. No, è doveroso. E poi volevo ringraziare questa regista spagnola, che si chiama Cristina López Justribó, che ha saputo cogliere veramente l'essenziale di questo brano attraverso questo video, che in realtà è, sai, quando tu scrivi un brano e esiste un testo, magari arrivi direttamente a chi ti sta ascoltare. Quando tu fai un brano ed è solamente melodia, lì devi lavorarci un attimino, perché magari io posso interpretarla in una maniera, tu la puoi interpretare in un'altra maniera. Lei è riuscita, devo dire, con poco, con poche immagini, con delle riprese, devo dire, anche abbastanza azzeccate, a costruire veramente una storia, quindi carpendo la vera etica, chiamiamola così, del brano. E interpretando bene anche quello che era il tuo pensiero, ovviamente. Sì, no? Sì. Senti, una cosa mi ha colpito, sì, a parte appunto la regista, sì, la collaborazione di una pittrice locale, dico delle Eolie, e dico il nome, che è Federica Masin. Sì. Ecco, io vorrei intanto che tu mi parlassi di lei come pittrice, perché poi ci aggiungo una cosa io dopo. Io te ne aggiungo due. Allora, Federica Masin è un'amica speciale per me. Io conobbi Federica anni fa durante un concerto all'Ipari, nel senso che lei organizzava, lei è ex assessore alla cultura e tutta, insomma, tutto quello che concerne arte e tutto il resto, mi contattò telefonicamente per fare un evento all'Ipari. Io ho fatto il mio spettacolo, tutto il resto, poi non ci siamo più visti. Ci siamo rincontrati dopo anni per un altro evento ed è stato piacevolissimo sta cosa, perché poi da lì è nata questa collaborazione artistica. Cioè, lei è una persona semplice, un artista. Infatti, semplice. Scusami, Gianluca, quello che mi ha colpito proprio è questo: pittrice, donna di cultura, bravo, di arte, bravo, io, che è stata anche assessora allo sport, spettacolo, turismo e cultura, sì, del comune di Lipari. Io sono molto affascinato dalle donne in generale. Beh, direi. Questo mi pare il minimo. Sono molto affascinato, ma soprattutto da chi ama mettersi in gioco, lo dicevo prima. E lei è una donna che ama mettersi in gioco, cioè lei innanzitutto è veramente una grandissima pittrice. Le sue opere sono veramente molto espressive, cioè parlano, quindi non potevano non far parte di questo disco. Abbiamo tante cose da dirci, sì, ma abbiamo anche tante cose da ascoltare. Solaria con Gianluca Rando.
Radio Amore con Gianluca Rando fino alle 24, fino alla mezzanotte, come ogni giovedì, dalle nostre romantiche frequenze, le abbiamo definite così, ovviamente. Dunque, Solaria, il pezzo sempre da Eoliana Live, sì, registrato alle Isole Eoliche, come stiamo dicendo, lo stiamo scoprendo passo passo. Però mi piace parlare anche della tua carriera, Gianluca, sì, oltre che del disco che stiamo trattando questa sera. Perché, beh, qui c'è un'immagine, se l'immagine possiamo parlare in radio, di Gianluca Rando con un certo tipo di acustica con questo album. Sì. Però tu hai fatto di tutto, dal rock alla musica sudamericana, sì, come sì, appare tra l'altro negli altri CD che hai fatto. Ma chi ti segue, chi ti ha visto nelle serate, ti ha visto fare di tutto e ti ha visto soprattutto suonare con artisti vari, proprio con matrice musicale totalmente differente. Ecco, vedi, la musica è veramente un mare di informazioni, ma anche un mare di emozioni. Quindi devo dire che io penso sempre di fare qualcosa di diverso, non amo mai ripetermi. Adesso sto addirittura pensando cosa fare il prossimo anno. Anche se non nascondo, e chiaramente chi mi conosce lo sa, che io sono tuttora un chitarrista profondamente rock. Infatti, apposta per questo ho fatto. Cioè, poi ho avuto la fortuna di conoscere un musicista ottimo, bravissimo, purtroppo adesso non è più con noi, ed è il grande Pippo Mafali, che un giorno mi disse: sì, ok, tu sei bravo, però da questo momento in poi basta, non devi suonare più così, devi fare un altro. Ma Pippo, ma come? Io faccio un... No, basta, stop, tu devi fare un altro genere. Lui già forse aveva intuito che nel mio modo di scrivere, di suonare, c'era qualcosa in più oltre alla musica rock, e quindi ho accettato questo invito che mi ha fatto crescere dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista umano. Quindi, però io ho visto l'opera un po' dappertutto, nel rock, nel jazz, sì, nella latina, assolutamente, ma, e nell'acustica adesso, per sì cui, sì no. Ecco, a me piace questo, cioè a me piace spaziare, e soprattutto mi piacciono le contaminazioni. Questo è un disco che ha parecchie contaminazioni. Adesso musica. Con E ti guardo mentre dormi. Thank you.
questa sera il piacere di avere ospite di Adesso Musica Gianluca Rando e di conoscere alcuni dei brani di Eoliana, il suo ultimo lavoro live, registrato ovviamente alle Isole Eolie. Allora, produzione di Gianluca Rando ovviamente, ti collabora anche Gianni Candi, la Mediterranea Production di Roma. Ecco, per il futuro quale progetto possiamo citare in qualche modo? Perché poi sono in evoluzione le idee, i pensieri, allora, i programmi futuri, è chiaro. Allora, innanzitutto stiamo programmando delle date per questo nuovo tour che si intitola Eoliana. Già ce n'è una ufficiale che è giorno 4 a Trapani. E da lì a poco pubblicheremo tutte le date che comunque mi vedranno in giro per l'Italia come l'anno scorso. Allora Gianluca, siamo quasi alla fine, sì. Volata quest'ora, volata. Quando si è con me vola il tempo. Vola il tempo. Perché poi alle serate ufficiali, quelle dei concerti, dobbiamo mettere le promozioni radiofoniche, certo, eccetera, eccetera. Certo. Allora, noi chiudiamo adesso con il brano che dà il titolo al CD, quindi Eoliana. Vogliamo spendere una parola su Eoliana? Sì, io voglio dire una cosa importantissima. Allora, mediamente quando si porta in studio un disco che è registrato dal vivo, questo lo dico per i non addetti ai lavori, tu porti il disco in studio e hai la possibilità di poter correggere se c'è la notina sbagliata. Devo dire che questo disco è rimasto tale e quale per come sono state le riprese dal vivo, quindi non ho voluto correggere nulla, in modo tale che comunque rimanesse esattamente con lo stesso spirito, che è una parola che si chiama spontaneità, sì, è quello che tu hai fatto sul palcoscenico senza... probabilmente con l'occhio, con l'orecchio critico, questo, in questo caso si possono anche capire degli errori, dei piccoli errori, ma è live e l'ho voluto lasciare live, avrei fatto un disco in studio. È il grande piacere della musica dal vivo. Esatto. Grazie Gianluca. Grazie a voi. Pensierino della notte, velocemente, qualcosa che vuoi aggiungere? Sì, vi voglio bene. Anch'io. No, niente, ringrazio chiaramente a te Giovanni, ringrazio tutto lo staff di Radio Amore che è sempre veramente molto affettuoso nei miei confronti, ringrazio l'amico di sempre Francesco Parasporo e ringrazio soprattutto il pubblico, la gente che mi vuole bene, perché come dico sempre, senza il pubblico veramente non sarei nessuno. Grazie. Chiudiamo con Eoliana, il brano che dà il titolo all'ultimo lavoro di Gianluca Rando. Buonanotte da Radio Amore. Ciao a tutti.